Buongiorno a tutti. Sono tempi difficili per la cultura e per chiunque si occupi di cultura in un'epoca come l'attuale, in cui sempre più sembra valere la logica dell'uno vale uno, per cui l'opinione di un elettrauto sul Medioevo sembra valere quanto quella di Jacques Le Goff. E sappiamo anche che sempre di più, no, quando si parla di cultura c'è qualcuno pronto a mettere mano alla pistola, se non al bazooka. Il professor Maurizio Bettini ha un aggravante da questo punto di vista, perché oltre a far parte del novero di coloro che verrebbero considerati sapienti, no, e così additati anche con qualche punta di disprezzo, si occupa addirittura di filologia classica che insegna all'Università di Siena. E per quanto riguarda il mondo classico, potremmo dire che vi sono come due grandi modalità, non so, percettive. Da un lato coloro che dicono che senso ha occuparsi, no, di vicende così lontane del tempo, è un trastullo evidentemente di chi non ha meglio da fare, no, di persone che non sono in grado di dire cose significative sul presente. Uno secondo atteggiamento può essere invece quello di chi invece ritiene il mondo classico un esempio di società perfetta, armonioso, splendida, no, una società nella quale ritrovare i canoni dell'estetica e quanto altro. Differente è l'approccio del professor Bettini, un approccio antropologico alla cultura classica, ovvero un approccio che consenta di cogliere le similarità e le alterità, le continuità e le discontinuità con la nostra società. Quindi la cultura classica non come la cultura perfetta, ma come una cultura tra altre culture. Da questo punto di vista, il professor Bettini ha invitato a ripensare, ad esempio, al concetto di tradizione, oppure anche ha messo in guardia in merito all'uso di determinate metafore. Vi rimando a questo proposito a un bel libro che è uscito nel 2011, Contro le radici. Il libro invece di cui il professore ci parlerà oggi, che è Homo Sum, che è pubblicato in una collana Vele di Einaudi, nella quale già nel 2017 era uscito un altro saggio a Che servono i Greci e i Romani. Diciamo che questi saggi sono abbastanza brevi e diciamo che le dimensioni del libro sono inversamente proporzionali alla profondità speculativa. Cioè si leggono in poco tempo, ma voglio dire c'è sostanza. Si parte col primo libro dell'Eneide per andare a parlare dei diritti umani nel mondo classico, anzi dei doveri, perché, come ci spiegherà il professore, nel mondo classico si tendeva non tanto a parlare di diritti, ma di doveri, in quanto vi era una sanzione religiosa in merito appunto a questi doveri. A questo proposito, coloro che disattendevano certi doveri imprescindibili verso l'altro essere umano, erano colpevoli di asebeia, cioè di empietà, e su di loro potevano cadere delle pesanti maledizioni. È interessante il fatto che il termine greco è arai, se però viene scritto con la lettera maiuscola ci ritroviamo di fronte le erinni, quindi queste terribili divinità della vendetta. È un libro in cui si affrontano anche temi come l'etnocentrismo. Il buon Aristotele ci diceva che i barbari, cioè tutti i non greci,
questi balbuzienti, perché barbar significa balbuziente, sarebbero stati schiavi per natura. E del resto la schiavitù è una condizione che non viene mai messa in discussione nel mondo antico, no? Questi instrumenta vocalia, come li chiamava Varone, e anche, non so, la famosa epistola l'epistola 47 di Seneca, no? Servi sunt in homines, d'accordo, vanno trattati con più umanità, ma neanche Seneca dice la schiavitù va abolita. Quindi, per concludere, si parla di vicende, di personaggi, di autori, no, che risalgono a più di 2000 anni fa, ma che ci offrono degli importanti spunti di riflessione, quindi non per avere una sorta di ricettario per risolvere i problemi dell'oggi, ma per riflettere su come certi problemi, pur in situazioni diverse, venissero affrontati dagli antichi, e anche per ripensare a certe risposte che noi diamo oggi a questi problemi. Io mi fermo qua. Professor Bettini, a lei la parola. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti in questa giornata praticamente invernale che vi ha visto coraggiosamente affluire comunque in questa sala. Ringrazio per questa presentazione così ampia e così approfondita di me, diciamo, soprattutto del mio libro. Questo libro è nato sostanzialmente in estate sotto l'impulso di alcuni avvenimenti gravi che si stavano svolgendo nel nostro paese, in particolare nei mari, diciamo, che circondano il nostro paese. E per questi avvenimenti così gravi mi hanno fatto riflettere su un testo a me, diciamo, consueto, ma consueto anche a molti di voi, cioè il primo libro dell'Eneide. Nel primo libro dell'Eneide, infatti, che cosa si racconta? Si racconta di un gruppo di profughi che sfugge da una città in fiamme, una città distrutta, Troia, distrutta da una guerra, che riesce nonostante tutto a imbarcarsi, e per fare che? Per venire in Italia. Cioè, c'erano sinceramente delle analogie crescenti con quanto io vedevo accadere intorno a me, tutti noi vedevamo accadere intorno a noi. E però questo gruppo di profughi sulle loro navi fa naufragio. Fa naufragio dove? Nel canale di Sicilia, nel mentre che vuole raggiungere l'Italia. E sbarca, fortunosamente, sbarca sulle coste di una terra che all'epoca si chiamava Libia, che oggi si chiama Tunisia però, nei pressi di Cartagine, quindi vicino all'odierna Tunisi. Le analogie con quanto vedevo accadere intorno a me erano tali che a un certo punto ho pensato: ma il primo libro dell'Eneide, se invece che un libro di epica scritto in epoca augustea fosse una specie di cronaca, cioè è una cronaca, quello che io leggo è quello che mi accade. Allora sono andato a rileggermi questo libro e cosa ho trovato in questo libro? Beh, un personaggio il quale si chiama Ilioneo, un troiano, il quale una volta sbarcato e vedendosi respinto, perché ci sono delle guardie che vogliono ributtarli in mare e dare fuoco alle loro navi. E allora questo personaggio, questo Ilioneo, si rivolge a questa gente che lo sta scacciando e gli dice: ma che stirpe di uomini è questa? O quale mai tanto barbara patria permette questi usi? Barbara patria. Ci nega accoglienza alla riva, ospizium. Viene ad aggredirci, ci scaccia dal margine estremo del Lido. E poi continua: se disprezzate il genere umano e le armi mortali, temete almeno gli dèi, memori di giustizia e iniquità. Quindi questo personaggio che emerge dall'Eneide di Virgilio sta dicendo che una terra che ricaccia in mare i naufraghi e gli nega accoglienza alla riva, uso l'espressione, chiude i porti, scusate, è una terra barbara. E dice: ma quale mai terra barbara? Non si è mai visto una cosa del genere.
E poi aggiunge questa cosa molto significativa: se non avete paura degli uomini, perché di noi non potete avere paura, siamo un gruppo di profughi, di sfortunati, di disgraziati, però dovete temere gli dèi, perché gli dèi si ricordano, sono memori di giustizia e di iniquità. A questo punto ho cominciato a riflettere sul fatto che forse con quello che sta accadendo intorno a noi, soprattutto con la mutazione culturale, con la frattura antropologica che io vedo tra l'Italia, che è quella in cui viviamo oggi, e l'Italia di prima, l'Italia di ieri, c'è una tale frattura culturale che forse anche leggere i testi classici solo come se fossero dei testi classici da commentare con delle note a piè di pagina non è più il momento. Io almeno non mi sentirei più di farlo. Penso che si debba leggerli con uno scopo, perlomeno con uno scopo culturale, con uno scopo civile, con qualche cosa che serva a farci riflettere, perché trovo che questo momento sia drammatico. E cerco di documentarlo con la riflessione che vorrei svolgere con voi brevemente. Quello che viene negato a Ilioneo e agli altri è quello che noi chiameremo un diritto umano, un diritto all'accoglienza, sancito in una dichiarazione fondamentale, secondo me, nella cultura del Novecento, che è appunto la dichiarazione dei diritti umani del 1948. In realtà poi questi profughi verranno accolti da Didone, che dirà: no, venite, non faccio più distinzione fra i miei concittadini e i troiani, se volete stabilirvi qui. E poi usa questo bellissimo verso, Virgilio scrive questo bellissimo verso, dice: non ignara mali, miseris succurrere disco. Siccome io non sono ignara della sofferenza, io imparo a soccorrere gli sfortunati. Quindi lei, siccome conosce, sa che cosa vuol dire essere scacciati da una terra e dover emigrare, perché questa è la condizione di Didone, lei dice: siccome io ho provato cosa vuol dire sfuggire a un tiranno, sfuggire alla morte, alla persecuzione e dover migrare in un'altra terra, incontrando tutte le difficoltà del caso, io so che cosa significa, quindi ho imparato a soccorrere i miserabili, quindi li accoglie. Però al momento in cui ancora questo non è avvenuto, Didone non era lì, non ha capito cosa stava succedendo, eccetera, io dico: a Ilioneo viene negato un diritto umano. E il fatto che sia scritto nell'Eneide questo, che questo episodio sia racchiuso lì, non è secondario, perché l'Eneide non è semplicemente un grande testo poetico, non è semplicemente uno dei capolavori della letteratura latina e della letteratura di tutti i tempi, come sapete, ma è un grande testo di cultura. Cioè, che cosa intendo con questa parola? Se voi ci fate caso, ci riflettete un attimo, da quando è stata scritta a oggi, l'Eneide non si è mai smesso di leggerla e di studiarla. Non sono tanti i libri che hanno avuto questa fortuna. È un libro che ha attraversato 2000 anni di storia. È stata letta, o meglio ascoltata, da Augusto in parte. Se Augusto fosse qui, noi avremmo almeno un argomento in comune con Augusto. Abbiamo letto lo stesso libro, no? Che è una cosa, se uno ci pensa, aver letto lo stesso libro di Augusto. Però questo ha un significato grandissimo, cioè tutte le generazioni che si sono succedute da quando l'Eneide è stata scritta hanno letto e studiato questo libro, e questo è avvenuto nella tarda antichità, è avvenuto nel Medioevo, nel Rinascimento, nel 600, nel 700, e non sono solo i poeti, gli scrittori, così, i fantastici che hanno letto questo libro, hanno letto anche quelli che banalmente andavano a scuola, volevano fare poi il notaio, non so, l'avvocato, il medico, il capitano di ventura, un po' di Eneide l'hanno letta tutti. Quindi vuol dire che da questo libro sono filtrate nella nostro midollo, la nostra sostanza culturale, una serie di idee e di modi di vedere il mondo, di pensare l'amore, di pensare la guerra, di pensare tante cose, ma anche di pensare come ci si comporta quando c'è un naufrago che sbarca su una terra che è nostra e si dice: non bisogna ributtarlo in mare perché questo offende gli dèi. Cioè, in un certo senso l'Eneide, fra le mille altre produzioni culturali del mondo antico e moderno, ha contribuito a formare questo che noi chiamiamo oggi i diritti umani,
Cioè, ci ha dato un altro pezzettino in più per riflettere, no? per pensare su questo tema. Quindi, qui torna l'altro piccolo libro che ho scritto qualche tempo fa, A che servono i Greci e Romani. Attenzione, se noi spezziamo questo filo, non studiamo più queste cose, non le facciamo più leggere, noi smettiamo, interrompiamo questa meravigliosa continuità culturale che è la nostra civiltà. Quindi, in un certo senso, torniamo all'Eneide per riflettere su ciò che sta accadendo oggi. Io ho continuato questa riflessione, perché mi sono chiesto, noi abbiamo questa straordinaria Carta dei diritti umani, che è vero che non è una Costituzione vigente come la Costituzione italiana, però è comunque un grande strumento giuridico perché è stato controfirmato da molte nazioni all'epoca e molte altre poi sono aggiunte nel tempo, quindi non è una cosa di nessuna importanza. Noi abbiamo questo. Gli antichi cosa avevano? Cioè avevano qualcosa di simile alla nostra idea di diritti umani? Evidentemente sì, questo testo dell'Eneide lo documenta, però ecco, come lo pensavano questo? Come lo argomentavano? In che cornice intellettuale veniva articolata questa nozione, se c'era? Allora io ho provato a ritornare indietro, diciamo, in questa cultura antica per vedere che cosa c'era di simile, di diverso e di altro all'interno di questa cultura in termini di diritti umani, appunto. E ho visto che c'erano sostanzialmente tre vie per fare questa riflessione. La prima era di trovare delle analogie dirette con la Carta. L'altra è di trovare delle opposizioni radicali con questa Carta, cosa che tra l'altro permette di liberarsi da quest'idea che il mondo antico, la cultura antica sia, come diceva appunto prima il nostro amico, un mondo perfetto, di uomini buoni e di grandi sentimenti umanitari. Non è così. E però un terzo modo, che è quello che a me interessava di più per il mestiere che faccio e il tipo di riflessione che svolgo, cioè di vedere come cose simili venivano pensate in modo diverso. Questa è la cosa veramente bella della riflessione antropologica, no? Cioè andare nelle altre culture e vedere come delle cose che noi conosciamo bene, ci sono familiari, vengono articolate tutte in un altro modo, o perlomeno in un modo diverso. Il che è molto utile perché ti fa relativizzare il tuo modo di pensare la vita, la società e la cultura. Perché scopri, no, accidenti, guarda che questi pensano delle cose che simili a me, ma le pensano in un altro modo. Allora esistono, come diceva Montaigne, mille contrarie maniere di vita, no? Questa è la scoperta, secondo me, finale che uno può fare nella propria esistenza, che non esiste solo lui e non esiste solo il modo di pensare che ha lui. Allora, ho seguito queste tre vie. La prima via si percorre facilmente, quella dell'analogia diretta. Basta pensare al termine diritto umano o diritti umani, che sono appunto ius humanum e iura umana della cultura romana. Questo è un termine che viene da lì. Quindi human rights è questo, ius humanum. È interessante però vedere quando questo, anche questo fa riflettere sull'oggi, quando questo termine viene invocato. In generale, quando nella letteratura antica, la letteratura romana, compare ius humanum o iura umana, è quando questo ius humanum o iura umana vengono violati. Cioè la loro evocazione è al momento in cui qualcuno fa qualche cosa che va contro questa idea, questa nozione. Tipo, ecco, Mezio fu Fezio, che è diviso in due, no? Squartato dai cavalli in corsa per punire il tradimento, che è una punizione, ahimè, che si perpetua poi fino a Caterina di Russia, insomma, quindi è una cosa topica della cultura nostra, quello di punire i traditori dividendoli in due. Livio dice, questo fu fatto contro lo ius humanum, questo violava lo ius humanum. Sono questi i momenti in cui, però ecco, se ci pensiamo bene, anche noi quando evochiamo i diritti umani, purtroppo, non è tanto per constatare la loro affermazione, il loro rispetto, ma al contrario, quando vengono violati. Cioè, in questo c'è un'analogia molto forte, è una nozione che emerge quando è contraddetta. Altre analogie, beh, per esempio nel preambolo della Carta dei diritti si parla di famiglia umana,
E questa è una nozione stoica che Seneca ripete almeno un paio di volte. Cognati sumo, noi uomini siamo cognati, apparteniamo alla stessa famiglia. Quindi questa idea di famiglia umana è un'idea che viene dall'antichità, dalla filosofia stoica. E quindi ci sono varie analogie dirette, proprio se si vuole anche debiti. Addirittura nel discorso di Pericle si dice che la città di Atene si distingue per la sua civiltà perché lascia anche del tempo libero e del riposo ai suoi cittadini, che è uno degli articoli della Carta dei diritti umani, cioè tutti hanno diritto a un periodo di riposo. Cioè, quindi questa è proprio un'idea, diciamo, del Pericle di Tucidide che arriva pari pari nella Carta. Poi ci sono però le opposizioni, che sono radicali. Per esempio, nella Dichiarazione dei diritti umani, la condanna senza appello della schiavitù. Questa è una cosa che avrebbe fatto semplicemente crollare, come diceva Saint Just, Atene e Lacedemone. Cioè, sarebbero applicare questo principio, condannare la schiavitù, voleva dire far crollare la civiltà antica, perché tutta la civiltà antica, dico una cosa ovvia, mi perdonerete, è fondata indiscriminatamente sulla legittimazione della schiavitù. Praticamente non ci sono voci contro la schiavitù, è stato già anticipato prima. Non ci sono. Nemmeno Seneca, nella sua lettera famosa, nella sua epistola, quando dice comportatevi in maniera più umana con gli schiavi, perché sono schiavi, i homines, però sono uomini. Però non è un abolizionista Seneca, lui stesso ha stuoli di schiavi, che spero di trattarsi meglio di altri, ma questo non voleva dire che lui fosse contro la schiavitù. La schiavitù è strutturale alla civiltà antica e, ahimè, anche strutturale alla riflessione antica, perché, per esempio, prendendo Aristotele, che era talmente bravo a ragionare come Sant'Agostino, che riusciva a legittimare anche l'iniquità più profonda, lui dice ci sono uomini che per natura sono schiavi. Perché? Perché hanno una mente che funziona bene quando è diretta da altri, ma non è capace di dirigere. Inoltre, la natura li ha creati con un corpo più forte rispetto a quello dei liberi, che invece sono eretti, stanno eretti e devono dedicarsi alla guerra e all'assemblea. Questo naturalmente è evidente che per fare gli schiavi si sceglievano degli uomini più forti, no? Degli uomini e delle donne più robusti, perché sennò, quindi era semplicemente una questione commerciale, non è che per natura chi era schiavo era più forte, è che quelli più deboli non venivano scelti. Quindi lui legittima la schiavitù e non ci sono voci contro questo, sostanzialmente. Lui fa un accenno nella politica, dice qualcuno ha detto che è contro la natura, ma non sappiamo neanche, non sappiamo chi è. Questa voce, se c'è stata, non è mai emersa. E Roma è nella stessa posizione, è già stato ricordato prima come Varrone distingue i tre strumenti che sono necessari per il buon andamento dell'agricoltura, e ci sono gli instrumenta muta, che sono la zappa, la vanga, l'aratro, eccetera, gli instrumenta semivocalia, che sono gli animali, perché hanno una vox ma non è articolata, quindi non possono parlare, e poi gli instrumenta vocalia, che sono gli schiavi. Quindi lo schiavo è come una zappa o come un aratro, si distingue perché ha la voce. Naturalmente poi è più complessa la questione nella cultura romana, perché resta il fatto che lo schiavo è comunque un essere umano e una persona. Quindi questo poi pone una serie di anche di interrogativi, di contraddizioni al mondo che ospita la sua persona. E poi improvvisamente questo strumento vocale, se un padrone lo libera, a Roma può diventare cittadino. E quindi è un bel salto, diciamo, da uno strumento a un cittadino. Per cui è chiaro che non è così brutale, così bruto il rapporto con gli schiavi, varia nel tempo, varia nelle condizioni. Però di fatto si legittima l'idea che c'è un essere umano che è di proprietà di un altro ed è totalmente dipendente da un altro. Il cristianesimo non cambia questa situazione. È strano come anche nei manuali di storia a volte si dice che il cristianesimo è quello che libera il mondo antico dalla schiavitù. Non è vero. Agostino, quando era vescovo di Ippona, aveva stuoli di schiavi alle sue dipendenze e giustifica nelle sue opere, come altri padri della Chiesa,
la figura dello schiavo, sostituendo l'idea aristotelica dello schiavo per natura, che non può più dire Agostino, perché adesso l'uomo, diciamo, ha assunto un'altra veste agli occhi del cristiano, ma lo giustifica dicendo perché sono peccatori. Cioè, se è schiavo vuol dire che è peccatore. E se è schiavo di guerra vuol dire che è stato catturato in guerra, in quanto quella guerra era un bellum iniustum, era una guerra ingiusta, tant'è vero che è stata persa, e quindi è giusto che sia schiavo. E, insomma, la perversione intellettuale a volte fa paura. Bene, lo stesso si può dire per la grande contraddizione che c'è nella discriminazione fra uomo e donna, che è un altro dei punti forti della Dichiarazione dei diritti umani, e che è qualcosa che avrebbe fatto inorridire comunque nel mondo antico. Sia in Grecia sia in misura minore a Roma c'è una differenza molto forte di status sociale, economico, tra l'uomo e la donna, tra il maschio e la femmina. Quindi queste sono delle cose che, come dire, immediatamente avrebbero fatto inceppare la carta. Però ecco, la terza via, questo modo diverso di articolare la stessa nozione, questo è forse l'aspetto più interessante, e prendo lo spunto non da un trattato di filosofia, ma da un qualche cosa che poi ci è tramandato solo in piccoli frammenti, in proverbi, in scolia, a opere maggiori, e che trovo però estremamente affascinante. E racconto la storia che si ricava da questi testi. Nell'Attica, la regione della Grecia, esistevano dei sacerdoti detti gli aggiogatori di buoi, buzugai, aggiogatori di buoi, i quali aggiogatori di buoi ogni anno compivano una aratura sacra. Era una famiglia di sacerdoti che di padre in figlio si tramandava questo obbligo e questo privilegio anche. Compivano la prima aratura dell'anno agricolo, che evidentemente era un'aratura da cui poi dipendeva il fiorire dei campi dopo, no? Se questa aratura era fatta bene, secondo le regole, eccetera. Allora, i buzugai però erano famosi nel mondo greco perché al momento in cui compivano questa aratura scagliavano tre maledizioni che diventano poi proverbiali. Ed era la prima contro chi non dava acqua e fuoco a chi ne faceva richiesta. La seconda contro chi non dava indicazioni al viandante che si era perduto. La terza, chi lasciava insepolto un cadavere. Perché scagliava queste maledizioni? E qui ci possiamo ricollegare a Ilioneo, no? Dice: temete gli dèi. Perché chi avesse commesso un atto del genere contro uno straniero o contro un cadavere, evidentemente offendeva gli dèi e metteva in pericolo il benessere della comunità. Stiamo parlando di una società che ha un quadro, un orizzonte di tipo religioso, cioè il comportamento degli uomini influenza l'andamento della natura. Perché? Perché se si offendono gli dèi si arrabbiano e mandano una carestia, una pestilenza, un fenomeno del genere. Quindi è per quello che il sacerdote scaglia queste maledizioni. In questo modo però, con queste maledizioni, individua tre grandi doveri, ecco, non diritti, doveri degli uomini, che sono quelli di dare acqua e fuoco, dare indicazioni al viandante, dare sepoltura a un cadavere. E sono, attenzione, obblighi positivi, non sono i comandamenti che stanno nell'Antico Testamento, cioè non si dice non fare, non fare, non fare, è il contrario, si dice fai, fai, fai. Se ti trovi in quella circostanza devi agire così, è proprio l'opposto come modo di concepire il rapporto con l'altro. Questi tre nuclei, diciamo, che sono accompagnati da una maledizione, che cosa significa? È già stato anticipato prima. Le arai nel mondo greco sono maledizioni che vanno ad effetto. Cioè viviamo in una società, in una cultura in cui il maledire non è un atto gratuito, non è un atto così, come del resto a Roma, il maledictum è efficace. Non li maledicere, si dice sempre nelle commedie di Plauto, stai attento, no, non dire cose del genere perché
provocano un effetto. Quindi scagliare delle maledizioni di questo tipo non è una cosa neutrale. Scagliare la maledizione vuol dire che prima o poi quella persona che ha fatto ciò sarà punita, perché gli dèi intervengono e proteggono chi si trova in questa situazione di bisogno. Questo nucleo dei buzughe, dei giocatori di buoi, questo nucleo di doveri, di obblighi, c'ha tutta una sua fortuna nella cultura antica. Cicerone lo riprende, perché evidentemente sono massime di cultura diffusa, non sono precetti elaborati da una testa indipendente che pensa da qualche parte nel mondo antico, sono largamente condivisi, si ritrovano, lo vedremo se abbiamo il tempo, anche nel Vangelo, più o meno identici. Cicerone li riprende in una maniera che di nuovo ci fa riflettere terribilmente sull'oggi. Perché? Perché nel De Officiis, quando si pone il problema di dire come ci si comporta con gli altri uomini, lui fa una bellissima riflessione dicendo: sono uomini, coloro appartengono quindi alla mia stessa specie, al mio stesso gruppo, coloro che condividono linguaggio e ragione. Quindi basta che abbiano il linguaggio e la ragione e sono uomini come sono io. Verso gli uomini ci sono dei comunia, lui li chiama, dei doveri comuni, condivisi da tutti, perché ci sono beni che devono appartenere a tutti e che bisogna mettere a disposizione di tutti quanti. E quali sono questi beni? Di nuovo l'acqua, dare acqua a chi ne fa richiesta, fuoco, l'indicazione al viandante, la sepoltura dei morti, cioè sono gli stessi doveri elementari. Però fa una distinzione. Dice: attenzione, bisogna mettere i comuni a disposizione di tutti, purché il dare non produca detrimentum, eccessivo danno a chi dà. Però è così astuto che non dice produca detrimento a chi dà, dice non produca detrimento a chi dà, nel senso che poi non può dare a coloro che gli sono vicini, cioè i parenti, gli amici, i concittadini. Cioè fa una, come dire, descrive dei cerchi, no? Cerco più largo è l'umanità, poi dopo vengono i cittadini, poi vengono gli amici, poi vengono i parenti stretti, poi vengono i figli e i genitori, no? Allora dice, se tu dai al cerchio largo, qual è il rischio? È quello che poi non puoi più dare al cerchio stretto. In un certo senso, scusate, prima gli italiani, no? È quel modo di ragionare lì, identico. Naturalmente trivializzato, come viene trivializzato nella politica contemporanea, nel comportamento, però quando diciamo si calpestano i panini per i rom dicendo dovete darli primi agli italiani, è quel modo di pensare lì, no? Non dare al cerchio largo, dare al cerchio stretto. La cosa, ritorno al discorso che facevo all'inizio, che più mi turba è che che il dovere sembra essere diventato questo. C'è proprio lì, qui io vedo una terribile frattura antropologica in tanti dei nostri concittadini. Cioè tutto questo è trovato non solo normale, ma è diventato il dovere questo. La storia di questo nucleo continua in una lettera di Seneca, la 95, che penso di avere qua, in cui Seneca fa veramente il discorso più, se volete, più umanistico, più aperto di tutta l'antichità, in una lettera in cui si pone il problema di nuovo come ci si comporta con gli uomini, come si fa a essere umani sostanzialmente, è in questa epistola 95, e poi continua con una serie di interrogativi, no? Dice che cosa facciamo? Quali precetti diamo? Se lo chiede lui come filosofo. Forse che si risparmi il sangue umano? Quanto piccola cosa è non nuocere a coloro ai quali dovresti giovare? Cioè, questo è poco, cioè, non uccidere è poco. Gli dovresti fare del bene ai tuoi simili e ti accontenti di dire non li ammazzo. Di sicuro è fonte di grande lode se l'uomo è benevolo verso un altro uomo. Gli prescriveremo di porgere la mano al naufrago?
di indicare la via a chi l'ha sbarrita, di dividere il suo pane con chi ha fame? Ma quando mai riuscirò a esporre tutto ciò che si deve fare per gli altri e ciò che si deve evitare? Mentre posso brevemente impartire la norma seguente a cui deve attenersi l'uomo per compiere ciò che deve. Tutto quello che tu vedi, in cui sono racchiusi il divino e l'umano, costituisce un'unità. Quindi sta dicendo, dare la mano al naufrago, esempio particolarmente calzante trovo, dare il pane a chi ha fame, indicare la strada al viandante, non basta per essere umani. Cioè, paradossalmente, lui mette i precetti dei Buzugai al di sotto della soglia del comportamento umano, cioè quello è una specie di grado zero, vabbè, questo si deve fare, ma poi, e dopo continua dicendo, in realtà, ecco, siamo una famiglia, cognati, sumus, la società umana è come un arco in cui tutte le pietre si reggono, se viene meno una delle pietre casca tutto, cioè fa un discorso largamente umanistico, ben diverso da quello di Cicerone, no? Che diceva, sì, va bene, d'accordo, diamo pure da mangiare a chi ha fame, ma non ci precludiamo la possibilità di dare a chi sta più vicino. Diceva Martha Nussbaum, la filosofa di Chicago, diceva, il De Officiis di Cicerone è stato una specie di Bibbia per tutte le generazioni successive, ma a volte Cicerone in questa sua Bibbia è più un serpente nel giardino dell'Eden che non una vera guida, cioè perché in effetti queste, come dire, sue prudenze e cautele dal punto di vista umano hanno qualche cosa di, come dire, di velenoso, di sinistro. Vorrei riflettere adesso brevemente, poi vi lascerò alla tempesta che fuori vi aspetta. Vorrei riflettere brevemente su un altro aspetto importante della questa percezione antica di ciò che noi oggi chiamiamo diritti umani. Allora, per noi la nozione è quella di un diritto che promana dalla persona. Ora io non sono giurista, spero di non articolare male questo concetto, ma sostanzialmente è così. Quando parliamo di diritto umano pensiamo che è un diritto che promana dal singolo. E questa è una conquista lenta che si fa con la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, cioè l'idea che esistono dei diritti che non sono legati allo status dei singoli in quanto tali, per la posizione che occupano, per il ruolo che svolgono, ma semplicemente in quanto uomini. Quindi questa è, diciamo, la nostra percezione moderna. Non è questa un'idea antica. L'idea antica è che ci sono dei doveri che gli uomini hanno verso gli altri uomini e che sono vegliati dagli dèi. E quindi per questo io dico, poi si raggiunge più o meno lo stesso risultato, ma da due punti di vista molto diversi. Non si tratta di doveri che diritti provano dalla persona, ma di doveri che sono imposti agli uomini dal fatto che c'è una divinità che veglia, c'è un ordine superiore che vuole certe cose e che punisce se queste cose non avvengono. Per gli antichi la punizione viene dagli dèi, viene prenuta da Zeus, protettore degli ospiti, Zeus Xenios, e poi può venire dalle erinni di coloro che sono stati offesi, cioè dalle divinità che balzano su o dal sangue o dall'ingiustizia e perseguitano chi ha commesso questa trasgressione, chi non ha fatto quello che doveva fare. Noi non crediamo più a queste cose, ovviamente, non crediamo ci sono gli dèi, non crediamo ci sono le erinni, però ecco, siamo proprio sicuri che non esista niente di equivalente, cioè faccio il caso concreto perché è più semplice. Tutte queste persone che noi vediamo morire nel Mediterraneo e addirittura restare insepolte, perché questo è il terzo dovere imposto dai Buzugai che noi vediamo tranquillamente ignorato. E tutte queste persone che muoiono in queste condizioni, che noi rifiutiamo banalmente, preferiamo lasciar morire nei campi, nelle prigioni in Libia, piuttosto che accogliere. Tutte queste persone qui che finiscono in questo modo hanno però dei concittadini, degli appartenenti allo stesso gruppo, hanno dei discendenti, dei figli, dei nipoti,
eccetera, hanno alle loro spalle ciò che noi chiamiamo la memoria. La memoria quella c'è, non è che anche chiudendo i porti la memoria resta, alla memoria non si chiudono i porti. O chiamiamola la storia se volete, ma la storia nel senso di ciò che si ricorda, no? Di ciò che viene ricordato nelle generazioni e nei tempi. Siamo sicuri che tutto ciò non verrà ricordato e che quindi un giorno ci sarà qualche cosa di simile alle rinni, alla vendetta, alla punizione, no? Perché? Perché la storia insegna che i grandi misfatti del passato hanno lasciato la loro buona dose di rinni laica, insomma. L'ingiustizia patita dagli irlandesi ha prodotto, ahimè, una serie di disastri. Quella subita dai palestinesi continua a produrli. Cioè, come dire, mi sembra che purtroppo si prendono delle decisioni, dei comportamenti di cui non si temono le conseguenze, semplicemente perché ricadranno sui figli, sui nipoti, su quelli che vengono dopo, ma un comportamento responsabile vorrebbe che invece si pensasse a questo aspetto della memoria successiva, no? Questa specie di equivalente laico, diciamo, laicizzato delle rinni. Un ultimo punto volevo toccare, meno, come dire, triste di questo, perché questo è un punto triste, che ci vede in un'epoca di grande tristezza culturale, umana, antropologica, ed è, tornando un po' a fare il mio mestiere classicista, una piccola riflessione sulla parola humanitas, che è poi quella che sta un po' nel titolo, magari poi conclusivamente lo spiego il titolo, homo sum. La parola humanitas, che significa per un romano? È una delle parole veramente più dense, ma anche più banalizzate che esistono, perché humanitas la si invoca sempre anche nelle grammatiche scolastiche, nelle storie della letteratura, l'humanitas dei romani, eccetera. Ma cos'è? Beh, innanzitutto humanitas, che è un sostantivo derivato dall'aggettivo humanus, e vuol dire la qualifica di uomo, l'essere uomo, humanitas, l'essere. Però vuol dire anche comportamento mite, dolce, generoso. Mostrare humanitas, essere humanus, significa mostrare dolcezza, mitezza, generosità. Terzo significato, humanitas significa cultura, ma nel vero senso della parola, non cultura nel senso antropologico, cultura nel senso più tradizionale, aver letto dei libri, avere una cultura in questo senso, aver letto dei libri, sapere, avere studiato, questo è humanitas. È interessante come una stessa parola metta insieme tre designazioni apparentemente così lontane l'una dall'altra, perché in realtà per designare il comportamento veramente umano si dice essere dolci, miti e generosi. Cioè è veramente uomo colui che è umano, dolce, mite e generoso nel modo di comportarsi. Poteva andare anche in un altro modo, si poteva usare invece una parola che per dire essere uomo lo significava attraverso la nozione di essere forte, spietato e buon guerriero. Ma non è andata così. Invece si è scelto questa via. Cioè si è identificata l'essenza, la qualità di uomo, la si è identificata con questo tipo di comportamento. E in più è stato definito veramente uomo colui che aveva letto dei libri, che aveva letto e studiato, che questa è l'humanitas, essere umano se questo atteggiamento. Infatti Plinio una volta dice, per ora non ho parlato del papiro e ho fatto male, cioè perché l'humanitas deve moltissimo questa pianta. Perché? Perché la pianta con cui si fanno le strisce di papiro, si scrive, cioè, quindi è proprio quella, no? L'avere i libri, queste sono l'humanitas. Anche qui ritorniamo un po' conclusivamente alla idea iniziale, c'è un'analogia poi con la dichiarazione dei diritti umani, perché nel preambolo si dice che ci si impegna a diffondere i diritti umani, il comportamento conforme ai diritti umani, attraverso l'educazione e la cultura. Quindi di nuovo si fa questa connessione tra studiare e leggere, diciamo, avere una cultura e un comportamento degno. Infatti diceva Brodsky, no, se i nostri politici avessero letto più libri, forse le cose andrebbero meglio. Ci credo, francamente, a questa cosa. E non mi pare un caso che le cose vadano così male adesso che siamo governati da uomini che di libri ne hanno letti così pochi.
Al solito i classici mi pare che lasciano. Vi ringrazio, grazie. I classici insegnano delle cose, anche solo attraverso la riflessione sulle parole. Concludo su Homo Sum. Homo Sum è pure un'altra delle, come si può dire, locuzioni dei francesi, dicono, dictons, dei modi di dire più diffusi che esistono, anche più popolarizzati e più banalizzati. Quando si parla di Homo Sum, uno pensa subito all'Humanitas, al circolo degli Scipioni, a quella, cioè c'è tutta una rete di luoghi comuni attorno a Homo Sum. Ma dove nasce questo Homo Sum? Bene, è l'ultima storia che racconto. Una commedia di Terenzio, molti di voi lo ricorderanno, il punitore di se stesso, l'Eutontimo Rumenos, è un vecchio il quale ha litigato col figlio, perché il figlio voleva sposare una certa donna che a lui non piaceva, il figlio è partito mercenario in Asia, lui è disperato, per punirsi lavora come un pazzo dalla mattina alla sera, lavora proprio zappa, vanga, si punisce. Un vicino di questo Menedemo, che si chiama Cremete, si preoccupa del vicino e dice: ma perché fai così? E lui gli dice: fatti gli affari tuoi. Allora Cremete dice: ma no, ma io sono tuo vicino, viviamo nello stesso luogo, come dire, questo mi dà diritto un po' a chiedere perché fai così. Risposta: hai proprio del tempo da perdere, lasciami in pace. A questo punto Cremete dice: no, homo sum, umani nila me alieno puto. Cioè no, io sono uomo e quindi tutte le cose degli uomini mi interessano. Questo non è un elogio dell'Humanitas, parola che tra l'altro, perdonate il filologo, nel secondo avanti Cristo non esisteva ancora, non si usava, ma è semplicemente un elogio dell'indiscrezione. Cioè, se io sono uomo, mi posso interessare dei fatti degli altri, questo mi autorizza, anzi, ho come un dovere, no? Devo farlo, di interessarmi dei fatti degli altri. Questo elogio dell'indiscrezione ugualmente mi sembra una grande lezione che ci arriva, perché di fronte al comportamento bizzarro, incomprensibile, di fronte all'altro, è una cosa che ci capita sempre più spesso di vedere intorno a noi, no? Queste persone di cui non conosciamo la lingua, non conosciamo le abitudini, li vediamo fare anche delle cose strane, vestirsi in modo strano, per esempio, e via discorrendo, mangiare in modo strano. La reazione giusta, che almeno Cremete ci suggerisce, è quella dell'indiscrezione. Cioè, voglio sapere, voglio conoscere, non voglio dire non mi interessa, mi rinchiudo, alzo il muro. Ecco, mi sembra, come dire, proprio una cosa anche contro i muri questa di Terenzio. Cioè il voler sapere, il voler conoscere, questo è l'unico modo tra l'altro per garantire una società, se non più giusta, però più umana, più, nel senso romano, più civile, più gentile, meno conflittuale, no? Questa spinta dell'indiscrezione. Vi ringrazio. Grazie. Grazie davvero. Ringraziamo il professor Maurizio Bettini e adesso a seguire Daniel Fogelman, piccola autobiografia di mio padre.